Un rapporto storico quello fra il basket Sondrio e Rigamonti, si torna appunto in campo insieme con l'accordo che è stato presentato proprio oggi alla Palascieghi Pini che riguarderà il settore giovanile, in particolare il mini basket, quindi i bambini dai 5 ai 12 anni. Diciamo che storicamente Rigamonti è un nome che è sempre legato al basket a Sondrio per molti anni, mi è stato ricordato anche prima, sollecitato, ritenuto che fosse abbastanza interessante partire da un lato dal passato e dall'altro dal futuro. Dal passato perché questa è la sponsorizzazione storica, dal futuro perché abbiamo scelto di entrare nelle squadre del mini basket. Ecco, avete scelto proprio il settore giovanile, i più piccoli, legando anche l'aspetto alimentazione. Assolutamente sì, i più piccoli sono sicuramente il nostro futuro e ci teniamo che oltre ad avere un'esperienza formativa come il basket abbiano anche uno stereotipo di alimentazione corretta come la Bresaola. La Bresaola è un prodotto stupendo, ha un impatto notevolmente proteico ed è un prodotto con grande contenuto di proteine, assolutamente magro, un panino con la Bresaola è la miglior merenda, il miglior snack che può fare un ragazzo che fa sport. Quando ne abbiamo parlato col dottor Palladi abbiamo individuato come primo step dell'impegno di Rigamonti che rientra nella pallacanestro quello di cominciare con un settore legato ai giovani, quindi niente di meglio c'era che iniziare con il mini basket. Noi abbiamo circa 150 ragazzini che praticano il mini basket. Sarà un accordo su più anni? Sì, abbiamo stipulato un accordo triennale, dottor Palladi si è reso disponibile comunque a sostenere la società indipendentemente da questo accordo che abbiamo fatto triennale, quindi noi siamo molto contenti che la Rigamonti abbia accettato di supportare una società come la nostra.